Baronissi Blues Festival 2022, la grande musica con concerti gratuiti all'Anfiteatro Comunale Pino Daniele del centro alle porte di Salerno dal 19 al 21 luglio. E proprio a Pino ha reso omaggio James Senese, protagonista della prima serata, sold out chiaramente. Eravamo quasi in simbiosi, capito? Cioè quasi la stessa cosa, no? Lui suona la chitarra, io suono il sassofono. Però in realtà poi la passione per la musica è la stessa. Seconda serata, Kelly Rucker, armonicista statunitense. E per concludere, nella terza serata, Mike Zito, vincitore del Blues Music Awards 2022 di Memphis. Un festival che è una grande prova di collaborazione fra l'amministrazione comunale di Baronissi e alcune realtà private del territorio, con uno spirito rinnovato. È la prima edizione post pandemia e quindi c'è proprio la voglia del sound, dello stare bene insieme, del passare una serata felici, e tutti questi stimoli ci hanno portato poi a organizzare anche quest'anno nuovamente la settima edizione del festival.